Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. I nostri telespettatori e benvenuti alla primissima puntata di Femme Révolutionnaire. Femme Révolutionnaire significa donna rivoluzionaria. Ho creato questo termine anni fa per dare nome al mio brand di abbigliamento, ma questa sera con voi Femme Révolutionnaire diventa un nuovo format televisivo dedicato alle donne straordinarie di tutti i tempi, del passato e alle donne straordinarie del presente, che ogni giorno cambiano la storia della loro vita, diventando esempio per altre donne. In ogni puntata ci saranno tante sorprese. Faremo un viaggio nel tempo, dal passato al presente, sempre con nuove protagoniste. Ma dopo questa introduzione partiamo con le presentazioni in studio. Per chi segue GoTV, mi conoscerà, io sono Ilaria Lauretta, conduttrice del canale. Alla mia destra abbiamo Aristide Malnati. Ciao Ilaria, grazie, buonasera a tutti. Benvenuto. Grazie. Aristide è giornalista, storico del mondo antico, con grandi riconoscimenti internazionali perché hai scoperto quante mummie? Ho scoperto, quando scavavo in Egitto, ben 52 mummie, sono il papà di 52 mummie. E poi ho scoperto papiri, greci che parlano anche di Socrate, insomma mi sono dato da fare. Insomma si è distinto tanto a livello internazionale e poi tutti lo ricordiamo anche dal grande fratello VIP dell'anno scorso. Certo, poi adesso faccio alta divulgazione in tutti i network televisivi. Quindi. Con Aristide infatti commenteremo la femme révolutionnaire del passato a cui è dedicata questa puntata, ossia Cleopatra. Ma Aristide non è l'unico presente in studio, infatti alla mia sinistra abbiamo la bellissima e fantastica Stefania Logatto. Benvenuta Stefania. Grazie, ciao Ilaria, buonasera a tutti. Stefania Logatto è una networker globale, italiana, di successo e fama internazionali e rappresenta quest'oggi la femme révolutionnaire del presente. Ci racconterà di sé, della sua storia straordinaria e delle sue numerose attività di Women Empowerment. Per chi non fosse così abituato all'inglese, Women Empowerment descrive tutto ciò che riguarda il potenziamento delle donne. Perché siamo pazzesche, siamo le migliori. Ecco, quindi dobbiamo dimostrarlo. Perfetto, allora cominciamo subito il nostro viaggio. Allora Aristide, siamo nel 69 avanti Cristo. Mentre a Roma si susseguivano alcuni imperatori, insomma c'era un po' di caos, in Egitto, nel caldo delle piramidi, diciamo, nasceva da Tolomeo XII la regina delle regine, ossia Cleopatra. Certo, Cleopatra VII, che subito si distinse per personalità, per tensione verso la cultura, verso il mondo egizio. Lei era greca d'origine, ma adorava, si considerava discendente di Iside, quindi era quasi una divinità in terra, un po' come erano tutti i faraoni del passato. Ecco Aristide, però per Cleopatra gli esordi non furono semplici e anzi fu costretta a lottare un bel po' per, certo, arrivare al potere. Assolutamente, lei il potere lo gestì più che esercitarlo direttamente, perché fu sempre affiancata da un uomo, da una figura maschile, prima il padre, poi due fratelli, poi il figlio suo di Giulio Cesare, Cesarione, e poi si confrontò con naturalmente Roma, la Repubblica Romana, prima con Giulio Cesare e poi con Marco Antonio, che furono gli ultimi due grandi personaggi prima dell'impero romano, di cui Cleopatra divenne amante, sposa e soprattutto complice nella gestione del potere tra l'Egitto e Roma. Quindi una donna assolutamente straordinaria e completa dal punto di vista dell'intelletto soprattutto. Infatti l'abbiamo scelta come femme révolutionnaire perché è proprio famosa per la sua forza, la sua indipendenza, ma anche la sua cultura. Ecco, la domanda che ti faccio riguarda proprio l'aspetto del potere. Insomma, essendo donna non fu mai dichiaratamente sola al potere, ma sempre affiancata o al padre o al fratello. Quindi la domanda che ti faccio è: come percepivano i suoi contemporanei questa figura? Per il fatto che fosse donna e che fosse così determinata e ambiziosa.
Beh, in Egitto la adoravano, non fu la prima donna faraone, ce ne furono parecchie nella storia dell'antico Egitto, soprattutto Hatshepsut, siamo naturalmente 1500 anni prima. Quindi la adorarono perché fece tornare l'Egitto tolemaico ai grandi splendori del passato. Grazie alla sua forte personalità riuscì a soggiogare, a irretire i più importanti uomini di Roma, che era l'acerrima nemica dell'Egitto, che poi avrebbe prevalso, e quindi venne veramente ben vista dal proprio popolo, che lei cercò di favorire in ogni modo, in ogni sua azione. Però fu anche, oltre che donna di potere, donna di cuore, donna di passione, donna passionale. E anche di grande cultura, come dicevamo all'inizio. Infatti volevo farti una domanda, quindi vorrei parlare proprio della cultura di Cleopatra. Ecco, io sono una grande appassionata di lingue straniere, infatti come sai tu Aristide è proprio la materia della mia laurea. Certo. Quando ho scoperto che Cleopatra conosceva ben 7, se non addirittura 12 lingue, tra cui anche la lingua egizia, certo, la prima regina macedone, certo, a voler imparare di sua iniziativa la lingua egizia per meglio governare il suo popolo. Quindi la domanda che ti faccio è: può essere che Cleopatra avesse intuito che essere più sapiente, avere più cultura, la rendesse anche più forte tra i suoi rivali in politica? Questo sicuramente, la cultura allora come oggi ti porta lontano, qualunque ruolo tu debba ricoprire. Lei subito imparò fin da piccola l'antico egizio, che allora veniva parlato dal suo popolo. Lei di madrelingua era greca, era macedone, proprio per avere un contatto diretto, quasi empatico, passionale col proprio popolo. Poi imparò le altre lingue, ovviamente il latino per poter dialogare con i grandi di Roma, e poi lingue, l'accadico, il sumero, il babilonese, che si parlavano nell'antico vicino oriente, che erano comunque parlate da potenze ancora egemoni in quelle terre. Insomma, imparò anche l'ebraico, perché ricordiamo che un grande amico di Cleopatra fu il re Erode il Grande, che le regalò una beauty farm addirittura in riva al Mar Morto per comunque curare particolarmente la propria bellezza. Cleopatra non era bellissima, non era avvenente, esatto, ce lo fanno vedere le monete, però aveva una personalità e una capacità di seduzione che le arrivava dalla testa ma anche dall'istinto, che erano superiori a tante donne più belle di lei. Infatti Plutarco, lo storico Plutarco, dice di lei che non era esteticamente bellissima, ma quando parlava con la sua arte, con la sua diplomazia, sapeva stregare e sedurre, infatti era una grande seduttrice. Certo, aveva una parlantina molto loquace, molto straordinaria, era molto ficcante nell'eloquio, e poi aveva un ingegno, si inventava delle situazioni anche molto erotiche, Plutarco appunto nella vita di Cesare e poi nella vita di Antonio, nelle sue vite parallele. Dice che quando lei si presentò a Giulio Cesare si avvolse nuda in un tappeto, poi si srotolò, lo fece srotolare di fronte, per rotolare ai piedi di Giulio Cesare, che rimase folgorato, mentre andò a trovare Antonio su una nave con le vele intrise di profumi particolarmente seducenti, dove su questa nave c'erano giovani fanciulli e fanciulle in fiore che ballavano nudi, insomma una scena ad alto potenziale erotico. Ecco, era molto scenografica questa donna, sì, straordinaria. Ecco, un'altra domanda che invece volevo farti riguarda proprio la sua emancipazione. Essere così forte, così indipendente, anche uscire dagli schemi, la rendeva proprio una femme revolutionaire, quindi una donna, certo, straordinaria. Ma la mia domanda è: qual era la condizione della donna all'epoca nella società egizia, quindi la donna comune rispetto a quella di una regina? Beh, a noi può anche sembrare strano, ma c'era una condizione, non dico equiparabile a quella maschile, ma comunque di una certa emancipazione. Vi faccio solo un esempio. Pensate che un papiro, il papiro di Elefantina, chiamato perché trovato sull'isola di Elefantina vicino all'attuale Assuan, riporta un contratto di matrimonio tra due giovani sposi, già dell'Egitto greco-romano, siamo nel 311 avanti Cristo, quindi epoca greca, appena dopo Alessandro Magno. Ebbene, noi vediamo dalle clausole,
diciamo, dalle condizioni elencate, enumerate dal papiro, che la donna e l'uomo hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. E in caso di tradimento, calcoliamo il caso più classico, la parte tradita può chiedere naturalmente che la parte traditrice gli dia del denaro per riparare un risarcimento in denaro. Quindi in realtà c'era un grande riconoscimento. Un riconoscimento comunque c'era. Certo, figura assolutamente. Della donna. La donna era ritenuta capace di sentimento e di valori altissimi già all'epoca. Forse sotto certi punti di vista è qualcosa di sorprendente questo. Qualcosa di rivoluzionario, sì. Ecco, restando sempre in tema con la nostra trasmissione. Ecco, un'altra domanda invece riguarda gli uomini. Ecco, donna come noi, insomma, Cleopatra visse delle passioni, le più importanti con due potenti romani, quindi prima Giulio Cesare e poi Marco Antonio. Ma la domanda che ti vorrei fare è questa: Cleopatra si innamorò davvero? O ancora una volta vide nelle relazioni sentimentali, in questo caso, degli strumenti strategici per estendere la sua egemonia? Io credo che l'una cosa non escluda l'altra. A me piace pensare che sia effettivamente innamorata, che abbia vissuto delle passioni proprio in senso di eros greco, totalizzanti, olistiche, come avrebbero detto i greci. Soprattutto abbiamo un indizio molto preciso. Ottaviano Augusto, quando sconfisse Antonio e poi Antonio morì e poi Augusto spinse al suicidio Cleopatra, almeno secondo quello che racconta Plutarco, decise, proprio per rispettare un grande sentimento che unì Cleopatra ed Antonio in vita, di seppellirli in una tomba comune. Una tomba che, tra l'altro, apro una parentesi, potrebbe presto, qui faccio una rivelazione, essere ritrovata a Taposiris Magna, 40 chilometri ad occidente di Alessandria, presso il tempio di Iside, perché Cleopatra si era identificata in Iside. Stanno scavando, Kathleen Martinez, questa archeologa comunque americana, stanno scavando e potrebbero arrivare a trovare la tomba di Cleopatra e Antonio, che quasi certamente, anzi sicuramente, furono sepolti insieme, proprio per suggellare anche di fronte agli occhi del proprio popolo una grandissima storia d'amore, in primis, certo, prima che una storia di conquiste e di strategia politica. Quindi Cleopatra non era soltanto una donna bramosa di successo, di potere, ma era anche una donna che sapeva innamorarsi. Assolutamente, ma era anche appassionata. Certo, era molto passionale. Tra l'altro sappiamo che almeno in un caso lei comunque tradì l'epoca fosse con Antonio, perché si innamorò, ebbe una scappatella, lo fa capire un papiro con un tale Publio Canidio, che era un generale romano di Antonio, con cui lei verosimilmente si lasciò andare a un incontro amoroso. Quindi era una donna con tutta la sua forza e tutte le sue debolezze, era una persona completa. Persona completa. Allora Aristide, ti ringrazio per questo quadro, sì, appunto completo su Cleopatra, che è la femme rivoluzionaria di questa puntata. Noi ci vediamo tra pochissimo, perché adesso andrà in onda la pubblicità. Restate con noi, rimarrà anche Aristide. Grazie. Perché tra poco Stefania illuminerà tutto lo studio con la sua energia pazzesca. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID, per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Villa Arredamenti Interior Solutions. Dal 1960 progettiamo i tuoi sogni.
Una storia di accoglienza e professionalità. Materiali naturali ed esclusivi ed estrema flessibilità di progettazione. Tutti gli arredi di Villa Arredamenti sono personalizzati e unici nel loro genere, a scelta tra brand di design e su misura, progettati da personale altamente formato. Villa Arredamenti garantisce un'offerta esclusiva dei migliori brand mondiali di sistemi letto, come Essence Vispring e Marshall, e una nuova produzione italiana marchiata Villa Luxury Beds. Regalati questo sogno con prodotti 100% naturali e fatti a mano. Vi aspettiamo nello store di Cornate d'Adda in via Manzoni 47 o nella boutique di Milano, via Le Piave 9. Bentornati in questo viaggio ispirante per le donne. Dal passato adesso ci sposteremo al presente con Stefania, ma Cleopatra rimane il filo conduttore e poi diremo anche il perché. Ecco Stefania, per presentarti mandiamo in onda un piccolo filmato che ti riguarda e poi lo commenteremo insieme e iniziamo a parlare di te. Sei pronta? Okay, pronta. Ok. Uno stile di vita pazzesco, da fuori di testa. Una famiglia meravigliosa. Guadagni per più di 4 milioni l'anno secondo l'autorevole fonte businessforum.org, unica italiana scelta per ben 5 volte di fila come relatrice all'evento The Most Powerful Women in Network Marketing. Oggi Stefania Logatto è la networker italiana che guadagna di più nel... Ma per Stefania non è sempre stato così. Allora Stefania, wow, questo video è veramente wow. Ma cosa vorresti dirci? Mentre lo guardavo ho pensato, però non sono veramente io. Questo è un video che è stato creato come marketing, neanche da me. È vero, perché quello che si vede è vero, però non rappresenta veramente quello che sono. Infatti adesso insieme entreremo nel merito, conosceremo chi è davvero Stefania perché ha una storia incredibile da raccontare e lo faremo partendo dagli inizi. Insomma Stefania, tu hai più volte raccontato di essere nata in una famiglia meravigliosa, sì, come la descrivi tu. Sì. Ti sei poi laureata in Business Communication a Los Angeles, quindi sì, già una donna estremamente internazionale, ma... Poi, diciamo, pur avendo tutte le carte in regola, non scegli di fare carriera. Cosa succede invece? Succede che sposo il ragazzo che avevo conosciuto in collegio in Svizzera quando avevo 15 anni, quindi eravamo già insieme da tanti anni. Al giorno della laurea mi chiede di sposarlo, tipo show, è stato molto molto bello. E poi siamo andate a vivere a New York per fare tutte e due carriere, un periodo da stagista così, e invece già da sposata rimango incinta. E con i nonni all'estero, poi i nonni italiani, a New York, che è una città che per i bambini non è... Abbiamo deciso poi di andare a vivere a Miami, ma io non ho mai intrapreso la carriera, ho scelto di fare la mamma. Tanto è vero che ho avuto poi un figlio, sempre seguendo la carriera di lui, in Inghilterra, a Oxford, e poi ho avuto il terzo maschio in Portogallo. Sempre stesso papà, però per una scelta di amore, ho detto va bene, ti ho conosciuto che avevo 15 anni, quindi era amore vero, ho fatto solo la mamma. Quindi per tanti anni questa è la tua scelta, una scelta bellissima, perché comunque la famiglia è il valore più importante, questo lo penso anche io, però è anche vero che nel 2013, un anno di stravolgimenti, sì, succede qualcosa che non avresti previsto. No, no, nessuno, niente, finisce l'amore, senza entrare adesso nei dettagli, sono finito l'amore, sono finiti i soldi, anche perché oggi sono amica di nuovo col mio ex marito, quindi a pari i miei figli non voglio dire nulla. Però devo dire che mi sono ritrovata dalle stelle alle stalle, anche perché lui poi ha avuto una carriera importante in Formula 1, quindi eravamo abituati bene, e io non avendo mai pensato alla mia di carriera, certo, il lavoro di mamma è bellissimo ma non è mai riconosciuto, esatto, mi sono trovata non solo senza nulla per me, ma non ho avuto neanche gli alimenti per i miei figli. Quindi è stata costretta a ripartire da qualche parte, quindi... Però diciamo che c'è un lieto fine, perché dopo questo evento che stravolge la tua vita, che distrugge quell'idillio, c'è una rinascita che, sì, è proprio il simbolo di resilienza che oggi vogliamo dare con questa puntata a tutte quelle donne che ci seguono. Cosa succede? Succede che va bene, prima di tutto non sono Wonder Woman, ho avuto almeno 6 mesi dove piangevo, disperata, non vedevo un futuro, 3 bambini piccoli, più piccola aveva 4 anni, più grande ne aveva 12, però è stato veramente, veramente duro. Poi a un certo punto ho detto, Stefania, se continui così non cambierà nulla nella tua vita, prendi in mano la situazione.
Poi io vabbè, ho tanta fede, lo sai, quindi esatto, ho chiesto veramente a Dio, aprimi una porta, e mi veniva a bussare sempre l'opportunità di poter iniziare una carriera nel network. Ma io, come la maggior parte degli italiani, e prima anche hai sentito i ragazzi qua, avevo questi tipici preconcetti che ci sono sul network marketing, che era, vabbè, guadagnano quei pochi, è un'americanata, la solita piramide, tornando adesso al discorso di Cleopatra, e non ho mai voluto, cioè, per 3 mesi ho detto di no. Certo. E intanto facevo la receptionist nel centro estetico, dove prima facevo la cliente e però dopo guadagnavo costretta. Pochissimo, con 3 bambini. Poi con 3 figli non è proprio il massimo. No, poi i miei genitori mi hanno dato una mano, ma comunque in quel momento loro non erano d'accordo, quindi io ho sempre protetto la situazione in famiglia, quindi i miei genitori non capivano, no? Non sapevano alcune cose, no. Magari non potevano capire fino in fondo. Mia mamma mi aiutava un po', non sono mai arrivata a morire di fame, certo. Però un appartamento di una camera da letto, da una villa da 8 camere da letto, dormivo nel lettone con 3 figli. Il famoso detto dalle stelle alle stalle. Sì, ed è dura, molto. È dura. Da avere, sei abituata. Sì, da avere 4 donne abituata? Di servizio a trovarmi da sola a fare con tutto. 3 piccoli ragazzini, piccoli sì. Bimbi, sì. Quanti anni avevano? 4, 8, 12. Quindi sì, piccoli, molto piccoli. Ecco, ma in questa tua rinascita, quali sono state le persone o qual è stata la persona di riferimento che hai incontrato e che ti ha aiutato? Allora, sicuramente tante. Intanto vi devo dire che quando a un certo punto, prima hai tutto, poi perdi tutto, capisci veramente chi sono i tuoi amici. Certo, certo. Quindi facevo sempre feste e cene, sono spariti, guarda, diciamo il 90%. È rimasto quel 10%. Sicuramente i miei figli sono stati il mio più grande perché... Quindi tutte le volte che volevo mollare, guardavo loro e dicevo no, lo devo fare per loro. Ma poi sono stati dei mentori per me che mi hanno aiutato. Sono stati, va bene, Eric Worre, che comunque è un po' il mentore, il coach per me principale. Tony Robbins, che poi sono diventati comunque persone che conosco bene, che sono formatori, perché il mondo del network marketing ha molta formazione. E poi, va bene, mio attuale marito, Daniel Fire, che è stato molto un mentore per me. Però... parliamo, diciamolo bene, perché da donna cosa succede? Che quando sei bionda e incominci ad avere successo, subito... Certo, venivi, come dire, sottovalutata. No, dicevano, lei ha successo grazie a Daniel Fire. Certo, quindi il tuo merito non veniva riconosciuto. Sì. E quindi no, riconosciamo il merito alle donne che raggiungono successo. No, anche perché io poi, per me è stato un, in inglese si dice trigger. Certo. E ho detto, a un certo punto ho detto, no, adesso no, perché prima era il marito, poi era il papà, poi era il papà, poi il marito, adesso vi faccio vedere io cosa... possono fare le donne, certo. E quindi l'ho superato sia nei guadagni che nella carriera per un sacco di tempo, quindi è stato un bene queste critiche, perché è così, no? Ti hanno spinta a dare di più. Sì, assolutamente sì. E poi ho fatto un'altra cosa, a un certo punto quando volevo mollare tutto, perché ci sono momenti difficili, usavo invece il dolore in potere, cioè in inglese the pain into power. Sì, e l'ho fatto tante volte, quindi io veramente dico, se stai passando un momento difficile, se sei in crisi, se non vedi una forza, ci sono le second chance nella vita. Io non l'ho avuta solo sul lavoro, ma l'ho avuta poi anche nell'amore. Anche, che però ho conosciuto sempre il mio lavoro. Certo. Ecco Stefania, guarda, passa ora appunto in schermo una foto con i tuoi figli, quindi il valore grande della tua vita e i tuoi figli. E poi vediamo anche una foto con il tuo attuale marito. Sì. Ti faccio vedere queste foto perché ti vorrei chiedere com'è la tua vita oggi, perché ci hai raccontato del buio, della caduta e poi della rinascita, che è stata professionale ma è stata anche personale. Quindi ti vorrei chiedere com'è la tua vita oggi, dove abiti? Oggi abito a Dubai, oggi i miei figli sono grandi, 21, 18 e 14 anni. Sono super orgogliosi della mamma, della carriera, sono stati sempre supported, cioè sono sempre stati al mio lato e devo dire che la vita e l'esempio è stata la miglior scuola. Sono super internazionali, parlano dalle 5 alle 6 lingue, dipende da te. E poi mio marito, che appunto ho detto prima, ho conosciuto grazie al business, anche lui fa la mia stessa attività, però lui ha il suo codice, la sua posizione. Oggi mi ha superata. Quindi dobbiamo rimetterci in pista. Però sì, è bravissimo. In questo momento anzi a Roma per un grande evento. Esatto, anche lui in Italia. Anche lui in Italia. Ecco, io ti vorrei chiedere quindi quali valori muovono oggi la tua intraprendenza e in che modo sei impegnata, come dicevamo all'inizio, ad aiutare sempre più donne. Esatto. Allora, intanto ci tengo a dirlo che questo è un lavoro che potendolo fare tutti
la vera chiave del successo viene nell'essere veri e autentici in tutto, perché purtroppo è molto borderline, perché ci sono state tante persone che hanno commesso errori. Io penso che la chiave del successo è stata essere sempre vera, autentica, e poi anche tenere le cose semplici. E come fai a vincere e ad avere successo nel network? Solo aiutando gli altri. Infatti il mio motto è blessed to be a blessing, benedetta per essere una benedizione. Bellissimo. Quindi le donne, se si uniscono, se non perdono tempo a essere invidiose una dell'altra, a parlarsi dietro, a competere, sono invincibili, sono incredibili, anche perché siamo multitasking. Certo. Quando si dice dietro un grande uomo c'è una grande donna, spesso e volentieri è vero, perché siamo anche forti. Certo, tanto vero, chi è che fa i figli, siamo noi donne. Esatto, reggiamo il peso privato, sì, e il peso sociale. Esatto. Quindi una grande forza. Dire che è possibile essere mamma al 100%, ma anche 100%, ma anche imprenditrice al 100%. Oggi poi col potere dell'online, dei social, veramente puoi crearti un impero lavorando anche da casa. Io la maggior parte delle mie top earners nel mondo sono tutte mamme, o molte mamme, che lavorano da casa. Ecco Stefania, infatti tu durante un evento di Women Empowerment, sì, hai detto in Egitto, sì, alle donne: tirate fuori la Cleopatra che è in voi. È vero, è stata una cosa incredibile. Allora, io ho una rete molto grande in Egitto, perché poi c'è tanto bisogno di lavoro, e da noi l'opportunità fa la differenza. E un giorno, mentre vado a un evento, 25.000 persone in Cairo, in uno stadio, avevo 8 guardie del corpo donne, perché l'uomo non mi può toccare, e poi 8 uomini intorno a me, arrivo sul palco e non so perché ho pensato: ma Cleopatra, che è stata una grandissima donna, ma perché queste donne oggi egiziane, e forse Aristotele tu lo sai bene, che oggi sono molto più timide, molto più... Sicuramente, anche se delle cose stanno cambiando, però sicuramente ci sono stati dopo l'Egitto. Infatti Cleopatra era un'egizia, oggi sono egiziane, ci sono stati, sì, comunque 2000 anni di storia, certo, che hanno modificato quei costumi. Hanno modificato, cioè oggi la donna comunque non ha il valore. L'emancipazione. Sì, molte di loro. Forse poi erano più riconosciute, erano più all'avanguardia, le donne dell'epoca di Cleopatra. E quindi io ho detto a loro: ragazze, tirate fuori la Cleopatra che voi. E poi lì è rimasto, e adesso tante persone mi chiamano Queen. Ecco, visto che hai questo titolo, io quest'oggi voglio insignirti del Femme Revolutionnaire Award, che è un premio. Grazie. Che ti consegno, ok, per essere stata la nostra femme revolutionaire di questa puntata. Grazie. Ce l'ho qui accanto, vediamo se riesco a consegnartelo senza troppo spostarmi. Così. Facciamo, wow, vedere magari anche in studio. Wow, col mio nome? Sì. Grazie, bellissimo. È incisa, quindi magari se... Col mio nome inciso, sì, bellissimo. Grazie. Sì, è un premio appunto dedicato a Stefania Logatto in quanto femme revolutionaire, che dunque ringraziamo per questo grande contributo. Grazie per aver partecipato, grazie ancora, davvero è stato un grande piacere. Anche per me. Grazie ancora una volta Aristide. Grazie. E ringraziamo insieme anche i nostri telespettatori. Grazie per averci seguito, per essere rimasti con noi fino alla fine. Ci vediamo nella prossima puntata di Femme Revolutionaire. Nel frattempo vi lascio quest'ultima indicazione: se volete scriverci le vostre impressioni su questa puntata, o se avete una storia straordinaria da raccontare che vi viene dalle vere e proprie femme revolutionaire, potete inviarla al mio indirizzo ilaria@gotv.org. Grazie ancora e buona serata. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.